Buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno. Buongiorno ragazzi e benvenuti sul canale di Peppe, ti Ok. stavo strozzando. Sì, un po', mi hai fatto interrompere la mia bevuta. Mi volevo fare il buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno, benvenuti in questo nuovo video. Vabbè, tu, se saltiamo i convenevoli. Lei è Valerie. Valerie. Ma io ti dico va, posso dire Valerie? E ti chiamo Io ti Valerie. chiamo Giuseppe. E come mi chiamo io? Peppe. Peppino. Peppiniello, c'è scritto là dietro. Peppiniello. Vabbè, adesso ci mettiamo sempre in chiacchiere. E la presento, lei è una mia amica, è una personal trainer, è Ci una proviamo. atleta. Ci proviamo. Cioè un atleta, perché se non ti voglio elogiare troppo, però voglio dire, ecco, già c'era più di me. Non so cosa sono No, dai, sei bravissimo anche tu. Però lo stazzo è il panzone, ma va bene, altra Dai. storia. Comunque, a parte. Promesso. A voglia. Me lo sanno già tanto se ti Si seguono. perdono 10 minuti di video ogni volta. Ho deciso di chiederle per voi, ovviamente, qualche consiglio per tutte voi che magari soprattutto le ragazze che per un motivo o per un altro, essendo studenti a tempo pieno, più di quello che sono io perché sono part-time, degli esercizi da fare o come Sì, stile di vita, generici, ovviamente diciamo. consigli, più che altro per iniziare, per chi vuole iniziare e Certo. non ha proprio idea, perché io non sono personal trainer, vi condivido solo la mia vita. Dandovi dei consigli per quella che è la mia Come esperienza come appassionato di appassionato, quindi io fitness. devo sempre prendetela con le pinze. Lei è professionista che invece parla con cognizione di causa per avviarvi a questo mondo. Che poi, tra l'altro, abbiamo appena registrato sul canale di Valerie un altro video, anzi, un video dove do dei piccoli consigli su come organizzare al meglio la giornata per renderla più proficua. Quindi, sempre il link in descrizione perché questo video Molto molto utile, devo dire. è uscito contemporaneamente e quindi di conseguenza andatela a vedere. Andatelo a vedere. E poi quello che faccio ogni giorno, nel senso che io ho anche un canale YouTube in cui ogni Linkato in giorno descrizione, condivido ovviamente. la mia vita come atleta, ma condivido anche la mia vita come ragazza normalissima con la passione per il fitness, per l'alimentazione, come studentessa, perché anche io studio. E quindi ho un profilo Instagram dove ogni giorno anche lì condivido i miei allenamenti, condivido le mie foto, motivazione, eccetera, eccetera. Quindi sono tutti i giorni davanti come per la telecamera per portare consigli e contenuti legati principalmente al fitness. Il consiglio principale che voglio dare a tutte coloro, perché bene o male si rivolge per lo più alle ragazze, per iniziare a cambiare il proprio stile di vita, magari la propria alimentazione, per cambiare proprio lo stile di vita in generale durante la giornata, muoversi di più, fare qualcosa che non sia soltanto essere seduti sulla scrivania a studiare, cosa ovviamente importantissima, prima il dovere e poi il piacere. Però penso che per una sanità mentale, tu lo sai meglio di me perché è quello che poi ti spinge ogni giorno ad andare in palestra, sia necessario fare un po' di attività fisica per potersi mantenere in sano, prima di tutto la mente e poi il corpo, Ci vuole, essere. dopo che stai 10 ore sui libri, penso che esci di casa a prendere aria, perché chiuso nel bunker di Sì. casa tua Sì, però ti magari ci sono quelle giornate in cui proprio non si ha voglia di uscire di casa e quindi cosa fare? È molto semplice, esistono tantissimi, tantissimi circuiti, esercizi, c'è la possibilità appunto di allenarsi a casa ed è molto semplice in realtà, pur essendo alle prime armi nel mondo del fitness, nel movimento, posso capire che può spaventare iniziare. Sì, ma io inizio ad allenarmi, ma come mi alleno? Benissimo, avete la possibilità, avete uno strumento che è internet, che è YouTube, che sono i social, per prendere spunto da persone che magari vi ispirano fiducia, come può essere il mio canale, in cui io ogni giorno pubblico dei circuiti, ho fatto tantissimi circuiti per potersi allenare a casa, e in cui vedete che è veramente molto molto semplice, basta veramente procurarsi avere voglia di pochissimi alzare il culo attrezzi, dalla sedia e fare andare qualcosa. magari da Decathlon intanto a comprare qualche attrezzo, e veramente per allenarsi a casa serve pochissimo, qualche manubrio da 1, 2, 3 kg, un elastico di resistenza che in questo periodo va tantissimo e che sta andando molto di moda, ma perché è veramente molto utile, che con un semplice elastico si possono fare veramente grandi cose. E sì, ci vuole Ingegno. ingegno, esatto, però posso capire che una persona che non l'ha Non mai ha manco idea fatto, di non come ne ha si fa neanche tipo idea. un E muscolo. quindi è molto molto semplice. E poi, in base a quelli che sono i propri obiettivi, se io voglio solo mantenermi in forma, se ho bisogno di perdere peso, se ho bisogno di, se mi rendo conto che ho bisogno semplicemente di muovermi, c'è la possibilità appunto di fare questi circuiti a casa che possono durare dai 20 ai 45 minuti, dal tempo che uno ha a disposizione, magari aggiungere una passeggiata che non fa mai Ma è male. per prendere un po' L'hai d'aria. detto tu in molti dei tuoi video, magari andare a fare la spesa a piedi o recarsi in università a piedi proprio per fare un po' di movimento all'aria aperta che fa bene, l'ossigeno. Ma meglio Davvero. di casa tua chiuso che Esatto.
Esatto. Quindi sicuramente il primo consiglio che vi posso dare è quello di iniziare a muovervi, che sia in casa, che sia fuori, anche dalle passeggiate fuori, è sempre utile per poter iniziare quantomeno. Poi se avete la possibilità di andare in palestra, perché no, in palestra ci sono tanti tecnici specializzati, appunto istruttori di sala, che vi possono aiutare a creare una scheda adatta a voi, adatta alle vostre esigenze, al vostro livello di partenza, o se siete già comunque a buon livello ci sono appunto istruttori proprio per darvi questi tipi di consigli. Sicuramente per potersi rimettere un attimo in forma è qualcosa che a mio avviso giova tantissimo anche sullo studio, è l'alimentazione. Infatti tu ogni tanto ne parli nei tuoi video. Sì, ne parlo sempre, vabbè, voi lo sapete, sono abbastanza, comunque ci tengo a mangiare sano, credo che mangiare sano al giorno d'oggi è un must. Fondamentale. Mangiare sano non significa privarsi di qualcosa, semplicemente significa che quando sei a casa, invece che mangiarti la schifezza che compri, barretta Kellogg's, esatto, la barretta ti mangi un'altra cosa, che è del riso, del pollo, un semplice piatto di pasta al sugo, una cosa comunque più pulita e soprattutto più sana, ti fa anche ragionare meglio sui libri, mangiare è quando vero. Quando tu ti sei fatto quel piattone di pasta pieno di mozzarella, provolo, che cavolo ci hai messo, ti siedi, sì è buono, però poi ti siedi a tavola e sei un cadavere, c'è il picco glicemico che ti ringoglionisce e apri il libro e non sai ma che cacchio sto studiando, ma è medicina? È quello che studiate voi. Sicuramente avere un'igiene di vita, chiamiamola proprio igiene di vita, sì, più pulita è fondamentale per tutto, intanto per studiare meglio, per avere il cervello più attivo, anche se appunto una persona ha poco tempo e vuole studiare subito dopo pranzo, se tu fai un passo leggero lo puoi fare. Se tu hai appena fatto un passo pesante, come può essere un bel piatto di rigatoni enormi, ma ho colleghi che se vai a mangiare a casa loro si vanno a matriciano ogni giorno, carbonara ogni giorno, cioè è un bel piatto pesante, è buona sì, ma se poi ti devi mettere a studiare ti addormenti perché c'è un picco glicemico che sei, e quindi magari è tempo che uno perde e che potrebbe appunto dedicare allo studio in quel momento per poi dedicare ad altro il resto della giornata. Tu finisci di mangiare alle 2 per carità, poi se ti devi fare il pisolino che ci sta, ma se ti svegli alle 5 inizi a studiare alle 5 è normale che le 3-4 ore di studio le devi fare, ma le 3-4 ore di studio te le devi fare per dare gli esami, almeno no di medicina, otto giorno dobbiamo farla in sessione. Se sono già le 9, chi cacchio si alza per andare in palestra? Se tu invece che alzare alle 5 ti hai rimesso alle 3, alle 7 vedi che eri fuori di casa e devi allenarti, come faccio io. Certo. Mentre ti volevo fare una domanda, a livello proprio alimentare, qualche consiglio per iniziare per una persona che ovviamente uno studente che non ha più bella idea di come mangiare bene, da dove iniziare a mangiare bene, cosa fare? Ad esempio, io dico sempre che utilizzo una fitness ball per tracciare i nutrienti, perché le cose. Diciamo che a quel punto ci si arriva con il tempo, perché utilizzare questo tipo di applicazioni, se si ha le prime armi, può portare a un esaurimento nervoso. Altro mangiare non è no, scherzo, non è vero. Può portare, diciamo, a essere ansiosi nei confronti del cibo. Quello che è il mio consiglio, che mi è capitato di dare molto spesso durante i miei video sul mio canale, è che il primo passo che bisogna fare, a mio avviso, è quello di eliminare tutti i prodotti industriali o comunque molto lavorati, perché possiamo davvero, e penso che dalle ricette più o meno di Peppe l'avete capito, possiamo davvero mangiare bene con prodotti naturali, che può essere della carne, che può essere del pesce, delle verdure, dei carboidrati complessi, integrali, della frutta, se amate il gusto zuccherato, appunto magari mangiate della frutta, eliminate tutto ciò almeno per un primo periodo, finché almeno dalla vostra alimentazione quotidiana, che poi ogni tanto ci sta, scappa la merendina, scappa il pacchetto di patatine, magari quando si esce fuori con gli amici la pizza, problema. Non è assolutamente per uno un problema. Che non ha fini estetici o cose particolari da fare una gara come lei. Io sotto gara ovviamente non mi posso permettere l'aperitivo con gli amici tutti i venerdì, perché ho una gara, un obiettivo, ma io storia. È un'altra storia. Qui stiamo cercando di dare dei consigli a chi magari si approccia a questo stile o semplicemente vuole cambiare il proprio stile di vita, perché nel 2018 ha come buono proposito quello di mettersi a dieta. Quante volte l'abbiamo detto? Sì, il problema è che fai dieta restrittive, non mangi più e molli la consumazione. La dieta, non è dieta, il problema è ormai la dieta ha un
un'eccezione negativa. È negativa. Io non faccio una dieta, ho un piano alimentare, uno stile di vita sano. Dieta vuol dire abitudini alimentari, non è per forza una dieta ipocalorica, ipercalore o quello che sia. Avere una dieta vuol dire avere uno stile di vita che può essere vegetariano, vegano, ognuno deve trovare la sua. Ma noi non stiamo parlando del mangiare sano. Fare per iniziare a mangiare sano. Cioè, esatto, se tu ti devi fare la pasta, voglio dire, un semplice esempio. Invece che farti la carbonara, ti fai una semplice pasta al sugo semplice con quello di tua mamma, fatti in casa. È un piatto salutare alla fine, non c'è nulla di particolare. Abbiamo solo cambiato lo stile, abbiamo solo cambiato le abitudini alimentari, portate da magari un piatto che poteva avere, come quello della carbonara, poteva arrivare a 700 calorie in un solo passo, che comunque il corpo ci mette un po' a digerire, ci mette un po' a metabolizzare, eccetera, a un piatto con le sue 400-500 calorie, per una donna sempre stiamo parlando, ovviamente, poi dipende da caso a caso l'alimentazione. Poi se buttate 3 kg di pasta, potete fare pure la pasta a sugo bianca scondita, sembra 3 kg di pasta sono, voglio dire. Sì. Però più che entrare proprio nello specifico e parlare di pasta non pasta, il mio consiglio è davvero quello, come prima cosa fondamentale, cercare di eliminare tutti quelli che sono i prodotti processati. Forse. Non è interessante dal punto di vista nutrizionale, perché prima di parlare di calorie, il messaggio che dobbiamo lanciare è proprio lo stile di vita sano. Sì, esatto. Perché una caloria è una caloria, che provenga da cibi sani o provenga da cibi non sani, è comunque una caloria. Concordo a mio con avviso te, però da dove la prendiamo questa caloria e cosa ci porta oltre alla caloria, quello è fondamentale. Se io, oltre ad avere la caloria, ho anche micronutrienti, vitamine, sali minerali, l'acqua, tutta una serie di cose che permettono il buon funzionamento del corpo umano, corpo insano, ben sano. E quindi a suo punto preferire un'alimentazione un po' che si rivolge un po' più alla natura, che sia un po' più naturale, che provenga da alimenti di primo consumo e non lavorati. Penso che questo sia il primo consiglio che mi sento di dare. Poi sicuramente quello di bere tanto, perché esatto, perché per studenti, ma in generale tendiamo a bere molto meno, soprattutto d'inverno. Bere tanta acqua, tisane, tè, sono buonissime quelle che comprate dai supermercati, quindi non esitate assolutamente a comprare Allora, come faccio io. Sì, le tisane che più vi piacciono e che vi aiutano sicuramente a bere, magari con più gusto rispetto ad una semplice acqua. Quindi sicuramente questi sono i due primi consigli. Poi ognuno adatta. Poi step by step. Esatto, step. Iniziate by step. Così, ragazzi, iniziate a fare queste cose. Poi vi appassiona, si passa allo step successivo. Ma intanto cambiare queste piccole cose, sono convinto che fra qualche mese, se attuate questa piccola strategia, mi scriverete nei commenti di questo video dicendomi Peppe avevi ragione, anzi Valeria avevi ragione, è bello mangiare bene, ti senti meglio. Io oggi ti dico la verità, quando faccio i cheat meal mi sento un porcellino che rotola e sto male. Fa bene alla mente, perché però la pancia no. Sono assolutamente d'accordo sul godersi la vita, godersi le uscite, gli aperitivi con gli amici, eccetera. La mia è proprio il mio è proprio un consiglio che do dal punto di vista quotidiano, proprio durante tutta la settimana, quando si è soli a casa e stai studiando, invece di attaccarti al pacchetto di patatine, ti attacchi alla frutta o all'acqua, è molto meglio, sicuramente sarà molto più sano. Niente ragazzi, io ringrazio Valerie, finalmente ha capito, per 36 ore insieme. Comunque la ringraziamo, ringraziatela pure voi, guardatela nei commenti, se volete il canale ve lo lascio qua sotto. Io Valerie come Fitness Girl. E basta con sto spam, basta. Voi. Scherzando. Io vi ringrazio, iscrivetevi al mio canale, anche al suo. Lasciate subito un bel like e un commento qua sotto se volete parlare di altro sul mio canale, che magari la prossima volta che ci vediamo possiamo affrontare magari qualche altro uno argomento step successivo. Un po' più step. Esatto, un po' più step. Ciao ragazzi. Ciao a tutti.